Se vogliamo cercare un angelo, dobbiamo prendere in considerazione che il suo fisico quaggiù non è che una specie di riflesso dei suoi principi spirituali, i quali si possono vedere solo nel mondo spirituale, nell'acqua che scorre, nell'acqua che si scioglie in vapore, nei venti dell'aria, nel balenio dei lampi e in altri fenomeni simili. Dobbiamo cercare il corpo fisico degli angeli. La difficoltà per l'uomo sta in primo luogo nella sua convinzione che un corpo debba avere contorni ben delimitati. Gli è difficile dirsi: ho dinanzi a me una nebbia che si innalza o che cala, una cascata d'acqua spumeggiante. Sto in mezzo al mugghiare del vento. Vedo il lampo che si sprigiona dalle nuvole e so che queste sono le manifestazioni degli angeli. Dietro a quel corpo fisico, che appunto non è delimitato al pari di quello dell'uomo, devo vedere una realtà spirituale. Da gerarchie spirituali e loro riflesso nel mondo fisico, zodiaco, pianeti, cosmo, di Rudolf Steiner.